Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi video spese Eurospin. Intanto vi faccio vedere lo scontrino, ho speso 88 euro. E non è l'Eurospin dove vado di solito, ma è un Eurospin che mi trovavo di passaggio perché sono andata all'IKEA. Iniziamo subito con la roba fredda perché la metto in frigo. Primo sale, eccolo qui. E questo l'ho pagato 79 centesimi. Poi bresaola. 6 euro, 2 etti di bresaola. Avevo letto male, pensavo che stava in offerta a 19,99. Va bene, non fa niente. Poi ho preso due confezioni di questa scamorza, il braciere, ragazzi, sono buonissime. Buonissime. Non ricordo il prezzo, ma non vi dico il prezzo di tutto, altrimenti siamo qua, penso, fino a Natale. Questa qua in offerta sempre, mi ricordo che era in offerta, e lo stracchino, questo qua senza lattosio, 1,29. Due confezioni di salame ungherese. Calcolate che questa è la spesa anche per Ferragosto, quindi ho abbondato un pochino, sì, ho abbondato un po' decisamente. Stavo riguardando un pochino e sicuramente magari qualcosa di verdura dovrò ricomprare, però. Questi per i miei cani e gatti, ve lo dico sempre, prendo sempre questi perché una confezione da 8 viene 49 centesimi, quindi alla fine queste 5 confezioni sono 2,50 euro. Poi ho preso le olive verdi condite, e anche queste ho sbagliato, sono venute 2,97 euro, ma mi sono ricordata solamente mentre me le metteva nella vaschetta che c'è l'aglio che io non digerisco. Va bene, mangerà mio marito. Fior di latte. 2,88 euro. Poi sempre, ah no, ho preso per mio marito oggi a pranzo un arancino con prosciutto e mozzarella, vediamo com'è, devo dire a lui. Poi ci stanno ancora le mozzarelle in offerta, 4 a 2,09 euro. I miei figli che stanno giocando con mio marito, sentire che stanno facendo. La rucola, come al solito, sempre presente nei miei video spese estivi. Poi una confezione di edamer a fette. Ah, ho sbagliato. Io non prendo l'edamer, io prendo l'emmental. Vabbè, fa niente, lo utilizzeremo. E due confezioni di salmone norvegese a 3,19 euro l'uno. Però questo è da 150 grammi, un prezzo buonissimo, e il parmigiano reggiano, ecco qua, stagionato 30 mesi. Metto queste cose in frigo, ragazzi, a velocità luce e torno da voi. Eccomi di nuovo qua. Poi ho preso 6 confezioni di bevanda di riso. Poi ho preso 2 confezioni di patatine, queste qua che mi sembrano un pochino più di qualità rispetto alle altre, e questo non mi ricordo il prezzo, mentre il latte di riso sta a 1,19. Poi ho preso per Ferragosto queste, che in realtà hanno un tasso alcolico bassissimo di 2, perché sono quelle al limone. Queste 1,59, ne ho prese due confezioni ad aprire, eccole qua, che metterò in frigo, però non adesso, pure nei prossimi giorni andrà bene. Poi, come mio solito, le uova, 3 confezioni, vengono 1,19 euro a confezione. Poi 3 confezioni di nocciole già sbucciate, che io uso per fare dei dolcetti chetogenici. Vi volevo dire che sono arrivata a meno 8 kg. Felicissima, felicissima ragazze. Poi in offerta c'era questa pasta 100% grano italiano, ed ho preso questo formato qui, che sono le conchigliette, no, gnocchetti sardi. Poi ho preso le, come si chiamano, orecchiette, e un pacco di pennette, e queste stavano 69 centesimi a confezione. Poi ho preso un'anguria piccolina di queste, perché mio marito non è che impazzisce, quindi in realtà la mangio quasi esclusivamente io. Poi erano mesi che non l'acquistavo, però ho detto, visto che questi giorni c'è anche il forno che è chiuso e tutto, quando ci serve va bene il pan bolletto, quando serve, tanto lo mangia solo mio marito. Due focaccine di queste,
la pizza bianca, che adesso arriva, perché questo Eurospin ha anche il banco del pane fresco e degli affettati, cosa che non ha l'Eurospin dove vado io di solito. I limoni, questi qua Italia, questi stavano a 3,69 al chilo. Poi le melanzane, queste lunghe e piccoline, sottili, nere, che stavano a 1,29 al chilo. Poi qua ho fatto un mix di cetrioli, barattieri e carosello, perché questi erano finiti, e questi stavano 1,49 al chilo. Poi aspettate che ho qua sotto, cioè, il delirio. Poi ho preso queste, che nella mia spesa praticamente non mancano mai, zucchine romanesche, che stavano a 1,99 al chilo. Alla Conad qualche giorno fa le ho pagate a 3 euro al chilo. Peperoni 1,49 euro al chilo. Poi, per mio marito ho preso due ciabattine. E come ultima, poi ho preso una cassetta d'acqua, ma non ve la faccio vedere. E poi come ultima cosa me l'ha consigliato una mia amica Elisa, che saluto se mi sta guardando questo video. Ciao Elisa. I filettini di tonno. Perché mi ha detto che sono veramente molto molto buoni. Guardate, alla Conad questi stanno intorno ai 5-6 euro, da Eurospin a 3,89, quindi il prezzo è buonissimo, è un bel barattolone, si vedono proprio i filettini. Vi farò sapere, ma mi fido, quindi so già che saranno davvero buoni. Poi sono stata all'IKEA, ho preso giusto qualcosina, ma come al solito IKEA mi delude sempre ultimamente, perché anche oggi il mobile che dovevo acquistare non c'era, quindi dovrò fare l'ordine online, pagare la consegna, che costerà parecchio perché il mobile pesa, cosa che me lo sarei potuto portare via io, ma non c'erano, e quindi così. Comunque, questa è la spesa che ho fatto per Ferragosto. Anche per Ferragosto, calcolate che avevo fatto la spesa da pochi giorni, quindi tutto questo è sufficiente. E tutto al più, vi ripeto, se servirà, c'ho ancora un melone da aprire, il cocomero, pesche, c'ho ancora la zucca che avevo comprato da aprire, insomma c'ho veramente ancora tante tante cosine. Quindi io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like. Ciao!